Ciao a tutti, oggi è sabato e se mi conoscete da un pochino saprete che è il mio primo giorno di rest day perché io non mi alleno nei weekend. Mi alleno tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, 5 volte alla settimana, 4 giorni in sala pesi e un giorno di cardio. Mentre il weekend sono due giorni in cui dovrei studiare, dovrei sistemare casa, pulire, fare qualche commissione, però alla fine finisce che non faccio mai niente. E mi ritrovo tutto il giorno a cucinare e spentolare e a provare ricette nuove. E oggi infatti non è da meno. Questa mattina non ho fatto grandi cose, ho fatto colazione, ho fatto merenda, ragazzi, non giudicatemi, ma tipo io vado in fissa a volte per le cose. E è tutta la settimana che mi faccio come merenda le gallette con la piadina di albume e il burro di mandorle e è diventata una droga. Ne uscirò, penso di dover andare in un centro di recupero, tipo, sono 10 giorni che non mangio il burro di mandorle. Comunque, spero di uscire da questo tunnel in cui sono entrata e spero anche di cambiare merenda, anche così da potervi mostrare qualcosa di diverso. Mentre per pranzo ho voglia di provare una ricetta nuova, ispirata da Linda, quando sono andata a casa sua, che mi aveva fatto la pasta con la crema di zucchine ricotta e la tartare di tonno. Io non ho la tartare di tonno, ma ho l'altra metà del pacchetto di salmone affumicato che ho aperto l'altro giorno, anzi che abbiamo aperto insieme. Quindi voglio assolutamente consumare quello prima che vada male. Farò una pasta con crema di zucchine e salmone affumicato. Per fare la crema di zucchine faccio cucinare zucchine in padella, non le faccio saltare in padella, le faccio cucinare in un pochino di acqua così che si cucinano e rilasciano un pochino la loro cremina. Io vedo che la parte dentro, la parte bianca, è ottimale per questo. Infatti molti mi chiedete come faccio a rendere così cremoso il risotto alle zucchine. Non tolgo la parte bianca, quella si scioglie e crea questa cremina. Dopo comunque la passo al multimix con il mini pimer. Non ci aggiungo la ricotta, che sarebbe la parte grassa del piatto che mi aveva fatto Linda, perché ho il salmone affumicato che è già grasso, quindi non ho bisogno di bilanciare la mancanza di grasso che quando me l'aveva fatto lei non c'era nella tartare di tonno, mentre io ho nel salmone affumicato. Personalmente a me non piace il salmone affumicato crudo, per questo lo salto sempre in padella e poi scolo la pasta, aggiungo la crema di zucchine, aggiungo il salmone, voilà, pronto. Questa mattina sono stata a stampare le foto perché ieri al Lidl ho acquistato a 4 euro una cornice con la scritta Love che mi è molto piaciuta e che ho voluto completare subito perché poi io mi conosco, le cose rimangono lì, c'è caso che quella immagine mi rimanga lì per mesi. E poi tornando ho fatto un salto da Italy e ho comprato la ricotta a pasta dura che avevo comprato già tempo fa, che è della Valtrebbia, quindi viene dalle Valli Piacentine e costa soltanto 2 euro per 250 grammi, quindi top. E ho comprato un alimento del quale io ho avuto paura per molto tempo ed è tantissimo che non lo mangio e quindi penso che sia arrivato il momento giusto per sfidarmi e per finalmente tornare a mangiarlo. Sto parlando del pesto. Avevo paura di questo alimento perché è molto grasso, ma adesso ho imparato a dosare, a sapere quanto posso mangiarne, ma anche oltre a questo il fatto che mangiarlo non mi fa ingrassare. Quindi fino adesso sinceramente non è che l'avevo evitato, non ci avevo pensato, l'ho visto prima da Italy, c'era scritto senza glutine grande come una casa e in offerta, quindi non potevo non prenderlo. A breve lo proverò. E lo proveremo insieme, perché lo proverò vloggando, ovviamente. Quindi, niente, adesso pranzo e poi chissà cosa mi aspetta nel pomeriggio. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I, we got history, yeah. Hey.
Bene, adesso che ho finito di temporeggiare dallo studio, cercando di fare il possibile per evitare di farlo, mi preparo la merenda e poi voglio uscire a fare un giro in centro. Per merenda voglio provare a fare la cioccolata calda, fit, della mia amica Linda. Vi leggo direttamente la ricetta e poi proverò a farla. Secondo la ricetta bisogna mettere 150 ml di latte sul fuoco. A parte, poi, bisogna mescolare 100 ml di latte con 15 g di cacao, 15 g di fecola di patate, dolcificare a piacere e poi aggiungere questo mix composto al latte già caldo. Mescolare finché non si addensa e voilà! A quanto pare per Linda questa cosa è molto semplice, per me verrà un disastro, però dovrebbe venire la cioccolata calda. Quindi adesso provo a farla. E dopo vado a fare un giro in centro, temporeggiare un altro po', però poi devo mettermi a studiare perché ho perso tutto il giorno. Meno male sono soltanto gli inizi, in realtà soltanto la prima settimana, l'inizio delle lezioni, e quindi me la posso prendere con tranquillità. Yeah. And when you're alone, do you say my name? Or you say her name? Grows with the memories like a symphony. And you and I, we got history, yeah. Comunque, secondo me l'ho fatto cucinare troppo, perché sa più di un budino piuttosto che di una cioccolata, perché è molto più denso. Quindi se lo volete a budino, fatelo prendere un pochino di più, mentre se lo volete proprio a cioccolata, un pochino di meno. Comunque davvero ottimo, e grazie Linda per questa ricetta. Ce l'ho fatta anch'io, quindi ce la potete fare anche voi. Sì, sto filmando, ti senti osservata? Eh? Mentre sto studiando ho messo su il cosciotto di tacchino. Praticamente lo metto semplicemente a bollire in acqua con un pochino di aglio. Ci impiega circa un'oretta, un'oretta e mezza, quindi è bene prepararlo in anticipo rispetto all'ora che si vuole mangiare. Per questa sera, invece di avere il solito contorno, ho proprio voglia di un primo, anzi precisamente voglio di farmi una bella zuppa. Voglio provare a fare una zuppa di patate dolci e cavolfiore. Ho guardato un paio di ricette su internet e sembra abbastanza easy. Praticamente devo soltanto mettere... Devo soltanto mettere a bollire la patata tagliata a cubetti e dopo 10-15 minuti aggiungere il cavolfiore e far cucinare entrambi. Come spezie metto un po' di aglio, curcuma, curry e noce moscata, e poi quando la cottura delle patate e del cavolfiore saranno ultimate passerò tutto a multimix. Oggi è una giornata di multimix, non giudicate, così va, ogni tanto va così. E poi mangerò come secondo il tacchino. Però prima di chiudere questo vlog volevo un attimo dirvi che oggi mi sono svegliata con una bellissima notizia. Questa patata può anche scendere. Nel senso che ho visto su Instagram una ragazza che aveva pubblicato fra le sue storie il suo... Vabbè dai, sediamoci un attimo. Dicevo che ho visto su Instagram questa mattina, appena sveglia, una ragazza che aveva pubblicato fra le sue storie il suo percorso, il suo cambiamento. E ho voluto farle i complimenti, ma senza alcun fine, nel senso non sapevo se mi seguiva, non sapeva se sapevo chi ero, quindi del tutto disinteressata le ho fatto i complimenti. E lei mi ha risposto dicendo che molto avevo fatto anch'io. E vi giuro che questa cosa mi ha... cioè, ero felicissima, nel senso, sono straconsapevole del fatto che ha fatto tutto da sola, però il fatto di aver giocato un piccolo, piccolissimo marginale ruolo nella sua guarigione è quello per cui faccio tutto questo. I miei canali, i miei profili non sono per la mia autocelebrazione, anche se può sembrare, perché sono concentrati su di me, su quello che faccio, ma in realtà sono per dare un messaggio di speranza, un messaggio di vita, e sono felicissima che questo stia davvero trasparendo
e che quello che faccio stia davvero aiutando qualcuno. È bellissimo, è una sensazione fantastica e io spesso mi sottovaluto, cioè non so quanto davvero io stia avendo un impatto sulle persone e quanto io davvero abbia già contribuito alla guarigione, alla spensieratezza di alcune persone. Sentirmelo dire, vedere anch'io i risultati che gli altri stanno ottenendo, è come se io avessi ottenuto quei risultati e mi riempie di gioia. Davvero sono felicissima. Anche oggi ho incontrato a Piacenza un paio di ragazze che mi seguono, che comunque ho avuto il piacere di conoscere, e le ho viste rinate, le ho viste felici, le ho viste tranquille e sono felice di essere diventata quello che sono e continuerò a esserlo assolutamente perché vedo che sta funzionando. Quindi grazie, adesso concludo per davvero qui questo vlog. Spero che questa giornata insieme in un giorno di rest day vi abbia dimostrato che nei giorni di pausa non bisogna ridurre le calorie, che non bisogna mangiare meno soltanto perché non ci si allena, perché sennò si vive l'allenamento con spirito di compensazione e non con lo spirito di allenarsi per piacere o per costruire. Ricordate che il muscolo cresce a riposo e non quando lo allenate, quindi è molto importante nei giorni di pausa nutrirsi e nutrire i muscoli che stanno recuperando. Basta, con queste ultime perle di saggezza vi saluto per davvero, vi auguro una bellissima giornata, una bellissima serata. Io adesso mi preparo la cena e poi vado a ballare. Un abbraccio, un bacio e ci vediamo nel prossimo video. Luna, Luna, mi crolli giù. Luna, Luna, guarda, se crolli io non ti salvo. Ti piace l'odore della zuppa mia? Eh? Non ho mai fatto una zuppa, lo sapevi? Lo sapevi? Oh, cadami! Non ti frega niente, eh? Dammi soddisfazione.